Dopo aver introdotto Kong e il concetto di API Gateways nel video precedente, adesso proviamo a installarlo tramite Docker, seguendo la guida presente sul sito ufficiale di Kong. A questo esempio apporteremo solo due modifiche: rinomineremo i container di Cassandra e di PostgreSQL con nomi diversi, in quanto nell'esempio hanno lo stesso nome e questo crea un conflitto al momento della creazione dei due containers. Come primo passo andiamo a creare un network chiamato Kong-net. Il network non è nient'altro che una rete privata che permetterà ai Docker che gli verranno collegati di comunicare tra di loro. Quindi Docker network Docker network create kong-net invio. Per vedere se il network è stato creato, Docker network ls. Ed eccolo qui. Ora andiamo a creare il container Cassandra. Ma prima di incollarlo nel terminale, lo incolliamo in un file txt e lo rinominiamo in kong-cassandra-database. Come vedete, è collegato alla rete kong-net. Ok, lo incolliamo, invia. Ora richiederà un po' di tempo per scaricare l'immagine. Pazienza, sangue freddo. Dovremmo quasi esserci. Ok, Docker PS per vedere che lo abbia creato ed eccolo qui. Ora andiamo a creare il database, il container del database PostgreSQL. Anche questo lo copiamo. Prima di incollarlo nel terminale, anche qui andiamo a rinominarlo in kong-postgres-database anche questo, come vedete, è collegato al network kong-net. Lo incolliamo e anche qui va a scaricare l'immagine, almeno che non l'abbiate già scaricata in precedenza. Andiamo a controllare che ci sia Docker PS ed eccolo qui. Quindi ora abbiamo due container, uno chiamato Kong-Cassandra-database e uno chiamato Kong-Postgres-database.
Il terzo passaggio ci porta a popolare i due database tramite questa migrazione. Anche qui copiamo questo codice, prima di incollarlo nel terminale lo incolliamo in un file txt e andiamo a rinominare i container dei database che abbiamo creato in precedenza. Quindi qui abbiamo il collegamento al database Postgre, che quindi dobbiamo chiamare cong-postgres-database come qui. Questo invece è il collegamento a Cassandra, che quindi dobbiamo rinominare in cong-cassandra-database, e il resto credo che vada bene così com'è. Quindi copiamo tutto questo codice modificato, lo incolliamo nel terminale e andiamo a vedere che succede. Anche qui sta scaricando un'immagine. E qui sta andando a creare le tabelle all'interno del database. Quindi docker ps, i due database sono attivi, quindi adesso non ci resta che andare a creare il container di Kong. Una premessa prima di andare a creare il container di Kong: non siete obbligati ad usare due database, potete limitarvi anche all'utilizzo di un singolo database o Cassandra o Postgres. Premesso questo, andiamo a creare il container di Kong. Quindi copiamo tutto questo codice qui. Anche qui lo andiamo ad incollare prima in un file txt per adattarlo alle modifiche che abbiamo apportato ai nomi dei database. Quindi qui dove c'è Kong PG host lo rinominiamo in Kong Postgres-database. Qui dove c'è Kong Cassandra Contact Point lo andiamo a rinominare in Kong Cassandra-database, e questo dovrebbe essere tutto. Verifichiamo un attimo. Ok, non dovrebbero esserci ulteriori riferimenti al database, quindi possiamo copiarlo, andiamo ad incollarlo, invio. Il Docker dovrebbe essere già stato creato. Docker PS, andiamo a vedere che dovrebbe girare sulla porta 8001, quindi copiamo questo comando curl e andiamo a verificare se il container di Kong è attivo. Quindi curl-i http://. Localhost 2.8001, e qua ci ritorna questo JSON che ci indica che il sistema è attivo. Possiamo verificarlo, credo, anche dal browser. Quindi localhost 2.8001, e eccolo qua. Per questo video è tutto, appena possibile svilupperò ulteriori video per poter vedere come utilizzare Kong in un ambiente a microservizi.